Un traghetto marittimo che fa servizio dal porto di Bari a quello di Durazzo è stato costretto al rientro in seguito a un incendio divampato per cause non accertate nella sala macchine del traghetto. A bordo c'erano 260 persone. Il personale ha spento l'incendio e le condizioni dei passeggeri sono buone. Sul posto, nella notte tra martedì e mercoledì, sono giunte le vedette della Guardia di Finanza, dei vigili del fuoco e tre mezzi della capitaneria di Bari. L'incendio si è sviluppato intorno alla sala dei motori ed è stato spento intorno alle 2:30 della notte.